fu poi il primo re d'Italia? Beh, Vittorio Emanuele. Che numero? Vittorio Emanuele I. No, si incontrò a Teano. Il famoso incontro di Teano tra Vittorio Emanuele e... lo so, ma non lo ricordo. Roma quando divenne capitale? La provincia di Porta Pia. Esatto. Che data era? 900... dunque nel 46 c'è stata la liberazione, nel 44-45 c'è stato... non vorrei dire le cose sballate. Cioè. Garibaldi, perché veniva chiamato l'eroe dei due mondi addirittura? Dei due mondi, perché praticamente erano due mondi diversi che venivano realizzati in unica struttura, diciamo, geografica e anche politica. Quindi quali erano questi due mondi? Nord e sud di allora. Quindi lui è chiamato l'eroe dei due mondi perché ha unito il sud al nord. Esattamente. È già il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ma cosa è successo il 17 marzo? Perché c'è un po' di confusione. In mezzo sono partite le 5 giornate di Milano di resistenza agli austriaci, ma non 150 anni fa, un po' prima. Però la data del 17 marzo è stata scelta dal governo nazionale per celebrare quest'anno la ricorrenza dell'Unità d'Italia. Cioè, quindi 150 anni fa, il 17 marzo, non è successo niente di specifico? No. Perché proprio questa data è stata scelta? Che non lo so, cosa è successo, perché sarà scelto il 17 marzo e non lo ricordo. Come? È una data. È una data, sì, come tante altre, no? Lo dica lei. Il Parlamento ha deciso che veniva intitolato il primo re, che era? No, ma non faccia le domande, non faccia l'interrogatorio. È successo qualcosa in particolare su questo 17 marzo? Cosa? No, non è successo niente, evidentemente è una scelta condivisa. Non è che il 17 marzo 150 anni fa è successo qualcosa per cui si festeggia questa data? Non lo so. Che dice? Non lo so. Cioè, l'incontro per esempio tra Garibaldi e Vittorio Emanuele, quando è accaduto? Non c'è stato nessun incontro.